Signor gentilmente, mi fa la ricevuta fiscale. Sguardi smarriti, imbarazzo. Nell'immaginario popolare lo scontrino è oggetto estraneo al carattere degli italiani. Nella realtà un'attività commerciale su due lo aggira, eppure è diventato il metro di giudizio popolare per soppesare l'intera classe dirigente. È il fattore scontrino che ha messo definitivamente in crisi la giunta Marino. Grillo fa notare il paradosso. Adesso fate delle scenate sui giornali sulle ricevute di un sindaco che ha portato sua moglie, ha preso una bottiglia di vino, che quando facevamo noi le ricevute, i grillini, le ricevute. Del resto è lo stesso sindaco di Roma ad accettare la sfida mediatica su note, scontrini e ricevute giocando d'anticipo. Lei mi ha portato tutti gli scontrini? Tutti. Della sua carta aziendale. E domani mattina li metto tutti sul sito. Se il sindaco ha mentito su una cena, niente ha mentito anche quando in passato diceva che non conosceva minimamente il coinvolgimento del proprio partito con Mafia Capitale, che di scontrini ferisce. Quando i 5 Stelle cominciarono la campagna per limitare i rimborsi parlamentari alle spese documentate, a Roberta Lombardi capitò un incidente, perse tutte le ricevute e condivise il dramma su Facebook. La democratica Pina Picerno, attaccata per aver sostenuto che con 80 euro si fa la spesa per 2 settimane, lo sventolò come prova regina. Io stamattina sono andata a fare la spesa, le ho portato questo scontrino, è una spesa di 80 euro. Lo scontrino si è preso la rivincita con rimborsopoli, un vaso di Pandora da cui è uscito di tutto. Le mutande verdi di Roberto Cota, i biglietti per andare allo stadio, i sex toys. Complice la norma che senza abolire i rimborsi ha costretto i consiglieri regionali a mettere nero su bianco le spese sostenute, lo scontrino è diventato l'occhio magico da cui guardare i politici di ogni schieramento. Si è fatto rimborsare campanacci per bovini, sì. Bardature per cavalli, una bronzina. Succede anche all'estero. Il ministro inglese Jackie Smith si dimise per 67 sterline. Tra i giustificativi era finita la ricevuta di 2 porno acquistati dal marito. Ma in Italia l'avvento della trasparenza è conquista recente. E in attesa di applicarci a dossier più complessi, utili a giudicare i politici dalle decisioni che prendono, ci siamo immersi nella lettura collettiva delle note spesa, affidandoci allo scontrino come un oracolo, capace di dirci chi sono davvero i politici che ci governano. Ma siamo sicuri che una ricevuta ci salverà.